Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, come state? Spero bene. Oggi video dei miei prodotti top e flop che ho terminato nell'ultimo periodo, sia di beauty che profumi, anche qualcosina di make up, stranamente. Parto subito dal beauty e vi faccio vedere i prodotti per capelli, se mi vedete muovere, perché qui ho la busta dove all'interno metterò tutto l'ambaradam, anche perché domani ci sarà la plastica e quindi butterò via tutto per la felicità mia, ma anche per la felicità di mio marito soprattutto. Allora, parto dai prodotti per capelli e boccio la Botanic Therapy, questo shampoo fortificante preso su notino all'olio di ricino, perché non fa niente, andava ad ingrassare i capelli e più utilizzavo questo shampoo e più mi cadevano i capelli, nonostante la profumazione era buonissima e nonostante insomma la consistenza era bella cremosa. Poi due shampoo di Ultra Dolce di Garnier che io compro e ricompro e sono tra i miei preferiti, sono olio d'argan e camelia. Profumazione buona, intensa, rimane, io sto utilizzando tutta la linea e mi sta piacendo molto, utilizzata, acquistata più volte anche negli anni passati e come ho già detto in più video è una linea che mi ricorda spesso e volentieri quando andavo vicino a Jesolo in estate al mare, mi piace, top. Poi l'altro è il tè verde 5 piante che utilizzo soprattutto quando sulla cute ho un po' di desquamazione, non è forfora, ma diciamo che mi viene quando c'è quel periodo un po' particolare, sapete no, dove si mangia un po' di più in modo sbagliato, dove si è un po' stressati, eccetera eccetera. Poi Garnier Fructis attivi di frutta, questo è alle bacche di goji. Uno shampoo buono, indicato per capelli colorati, però è un prodotto che insomma aveva comprato mio marito in quarantena. Mi è piaciuta la profumazione, ma non è tra i miei preferiti, sicuramente ci sono shampoo migliori. Poi ho terminato il balsamo Splendor al cocco, non per i capelli ma per pulire i pennelli, perché ha una consistenza troppo leggera e quindi sui miei capelli non va a districare più di tanto i nodi. Buono l'odore, ma lo utilizzo più che altro per pulire i pennelli, perché sui capelli preferisco utilizzare delle maschere o comunque dei balsami, però con una consistenza molto più pesante. Infatti ho terminato Essere, questa maschera vaniglia e cocco che avevo acquistato qualche anno fa su Ecoverde. Buona la profumazione, molto cremoso, però una volta che arrivo verso la fine lo devo capovolgere e spremere fino alla fine, è un po' duretto il pack, però devo dire che come consistenza mi piace, come prodotto anche, lascia i capelli super districati, ve lo consiglio. Un'altra maschera che mi è piaciuta tanto ed è tra le mie preferite è questa di Ecos, nonostante la profumazione devo dire che è molto valida, lascia proprio i capelli di seta, districati, pettinabili, e questa è semi di moringa. Io la compro, la ricompro, mi ci trovo molto bene, l'ho utilizzata anche un po' con olio di cocco come impacco per capelli e mi piace. E infine ho utilizzato e finito sia uno dei miei oli preferiti di Avon, della linea Advanced Technique all'olio di argan, l'ultimo pezzo rimasto per quanto riguarda prodotti per i capelli di Avon, ha un buon profumo, li lascia belli morbidi, belli luminosi, questo prodotto non so quante volte l'avrò ricomprato. E poi ho terminato la mia lacca preferita di Nivea, il Diamond Gloss numero 4. Mi piace sia per la profumazione sia perché non va a seccare troppi i capelli, li va a fissare senza creare particolari problemi, senza troppa secchezza, ecco, sui capelli, sulle lunghezze. Molto 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 buona e lasciava i capelli anche un po' luminosi con dei mini 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 brillantini sui capelli che poi chiaramente andavano via al lavaggio successivo. Poi devo buttare, scusate, ma parlando di capelli, questo mollettone meraviglioso preso dai cinesi a 1 euro, molto bello anche il colore, ma avendo le mani di cacca, insomma l'ho rotto, così come ho rotto i bubble, questi elastici fatti così, con le bolle, insomma, solo io faccio queste cose, lasciamo stare.
Poi, per quanto riguarda la cura del corpo, anche qua ho finito un sacco di bagnoschiuma. Alcuni ve li ho già fatti vedere nel video top novità e scoperte che ho utilizzato di più durante l'ultimo periodo, che nel caso vi linko giù nell'info box, e poi insomma ne ho terminati altri. Allora, il primo è di Erbolario Altiarei Bagnoschiuma, molto buono, anche se di Erbolario ci sono bagnoschiuma migliori. Questo sì, mi è piaciuto, però scomodo il pack, abbastanza duro, la profumazione si sentiva ben poco. Di questa linea vi consiglio il profumo sicuramente, ma anche la crema per il corpo. Poi, sempre di Erbolario, ho terminato il bagno doccia dopo sole. In realtà quest'anno non mi sono abbronzata, ma fa niente. E insomma, è un bagno schiuma molto buono, anche la profumazione mi è piaciuta. Prolungatore d'abbronzatura con carota e mallo di noce. Questo qui era in omaggio dopo un acquisto direttamente sul sito ufficiale. Mi è piaciuto, consistenza bella cremosa, top. Poi di Bottega Verde ho terminato questa che credo sia peonia. Ragazze, ditemelo voi, non si legge più. Comunque molto buono questo bagnoschiuma, mi è piaciuto, delicato, non andava a tirare la pelle, buona la profumazione, anche questo consigliato. Poi uno dei miei amori, vi consiglio il bagnoschiuma se non l'avete ancora provato, di Ultra Dolce di Garnier all'olio di argano e camelia, di cui ho utilizzato praticamente tutta la linea per capelli. Non riesco a trovare la crema per il corpo di questa profumazione, nel caso fatemi sapere. Scusate per la voce oggi, ma va così. Poi un altro bagnoschiuma che mi è piaciuto, però mi aspettavo di meglio, è il Dove pelle morbida, liscia e luminosa. Questo qui ha il cocco e petali di gelsomino. Io questi di Dove li adoro. L'unica cosa è che dopo un po' faccio fatica a farli uscire da questo buchino, che magari se riesco senza spaccarmi un'unghia, ecco qua. Ed è un po' scomodo, a volte si forma tipo un grumo di prodotto qui, insomma, però molto molto buono, anche se mi piace proprio quello classico Dove. Poi ho terminato l'Exotic Love Vidal, un altro bagnoschiuma, questo è da 500 ml ed è Fiori di Tiare. Questo è molto simile all'Hypnotic Poison di Dior come profumazione, mi piace, tutti i Vidal ve li consiglio perché comunque non vanno a seccare la pelle, ma quello che non mi è per niente piaciuto è il Dermamed bagnoschiuma, profumazione invernale al miele, però sapeva di tutto tranne che di miele. Tra l'altro qua c'è scritto con estratti bio, però non mi è piaciuta la profumazione, nonostante non andava a tirare la pelle, è un prodotto che sicuramente non andrò più a ricomprare. Nel frattempo, con l'altro braccio sto tenendo il sacco, mi sto facendo i muscoli solo così perché insomma è una busta che sta pesando parecchio. Poi andiamo avanti. Per quanto riguarda sempre la cura del corpo, voglio farvi vedere il Phytocell della Saponaria che io ho acquistato sul sito Ecoverde un po' di tempo fa. È un olio con una consistenza molto corposa, non si assorbiva mai, infatti io lo utilizzavo tutte le sere prima di andare a letto. Mi è piaciuta molto la profumazione anche a mio marito perché sa quasi di citronella ed è un olio corpo per massaggi drenanti con all'interno ginkgo, edera, rusco, limone e mente rosmarino. Molto buono, sicuramente lo voglio ricomprare. Poi, come ho già detto, qualche anno fa ho fatto un corso per diventare massaggiatrice. Per cui la tecnica giusta assieme al prodotto giusto, io mi sono trovata da Dio anche perché è un prodotto che va a sgonfiare le gambe, le caviglie, in quanto, come ho già detto, ho problemi di microcircolazione e spesso e volentieri ho le caviglie così. Poi un altro prodotto che invece ho utilizzato per il corpo e non per il viso è questo, il detergente delicato del marchio Bioficina Toscana. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto il profumo, non mi è piaciuto perché andava a seccare la pelle. Mi ha aiutato tanto mio marito, santo marito. Gli uomini utilizzano tutto, non si fanno problemi, noi donne sì. Questo non lo voglio più ricomprare. Poi, due saponi invece per le mani che mi sono piaciuti sono Muschio Bianco del marchio Fiorile. Ecco qua, è molto buono, delicato,
leggero, anzi il marchio è Parisienne, scusate, molto molto buono, scusate, ma è la sedia che fa rumore, ed è un sapone che non andava a tirare le mani. Questo invece ce l'avevo in cucina, ed è il Nectar of Beauty, Le Cosmétiques Design Paris, come direbbe una di YouTube. Vabbè, niente, lasciamo perdere. E mi piace. Questo è a limone e olio d'oliva, molto delicato, e l'ho utilizzato in cucina perché tra tagliare la cipolla e l'aglio, insomma, cose buone ma che puzzano le mani, io utilizzavo questo e voilà, il gioco è fatto. Poi ho terminato la saponetta di Dove, che io di solito utilizzo per pulire i pennelli, perché le saponette solide non le uso né per il viso né per il corpo, ma solo per pulire le spugnette, beauty blender, pennelli viso, pennelli occhi, eccetera eccetera. Poi mio marito ha terminato le Gillette Blue, queste insomma, quelle classiche, che a me non piacciono perché io ogni volta che utilizzo queste mi taglio come una dannata, ma le mie preferite, lo sapete, sono le Simply Venus, che io compro, ricompro, compro, ricompro, compro, ricompro, molto molto buone, io con queste non mi taglio manco a morire. E poi ho finito, sei incinta? No, allora queste sono di Nuvenia. Sono tutte quelle ali, perché io avendo il ciclo abbondante, questi sono i risultati. Poi Laurella a 1,90€, mi fanno schifo, queste non mi piacciono. E poi le Nuvenia, anche queste con le ali, molto buone. Poi, qui nel frattempo metto un po' a posto, scusate, ma oggi va così. Sicuramente modificherò qualcosa in questo video, taglierò dei pezzi, ma ultimamente Movie Maker sta facendo un po' dei capricci e questa cosa non mi piace molto. Poi, per quanto riguarda la cura del viso, allora, ho finito due struccanti. Beh, il mio struccante preferito della vita, questo di Garnier bifasico, molto buono, toglie l'acqua qualunque, non è per niente aggressivo, non brucia gli occhi, e vi consiglio, già che ci sono, anche quello di L'Oreal e quello di Nivea, sempre bifasico. Poi ho terminato quest'acqua micellare di Douglas, che avevo acquistato 2 anni fa prima di partire per la Toscana, e buono, però non lo andrò più a ricomprare, più che altro perché mi bruciava qui sulle guance, quindi no, io avendo una pelle molto sensibile è un prodotto che bypasso. Poi ho utilizzato e finito dischetti di cotone, come sempre queste, che sono della marca Hydrophil, che io prendo da Lilla Pua, non lo so, comunque pagate poco, da 120 pezzi, e queste sono Vapa, che di solito prendo al Carrefour, ce ne sono 50, sono dei dischetti quadrotti, quelli grossi, mi ci trovo molto bene. Poi ho terminato le strisce depilatorie del marchio Quando È, queste sono le mie preferite, però io da Tigotà non le trovo più, con all'interno vitamina E, burro di karité e olio di cocco, però mi piacciono. Al momento sto utilizzando quelli della, non mi ricordo, vediamo un attimo, no, non mi ricordo, della Venus, no, non mi ricordo, ve le fate vedere in un video haul, però non mi fanno impazzire, queste sicuramente sono molto meglio. Poi ho terminato le solite mascherine di Lavera, che avevo acquistato sul sito Ecoverde. Queste sono a suo giro lifting e mi piacciono, sono in crema, io le applico sul viso, lascio agire 10 minuti, 15 minuti e poi risciacquo, e lasciano il viso molto morbido e compatto. Poi patch contorno occhi di Sephora sono tra le mie preferite, questa è la perla e questa è la rosa. Le utilizzo soprattutto quando ho degli occhiaie che arrivano fino ai piedi o quando comunque ho bisogno di maggiore idratazione al contorno occhi. E poi ho terminato le Driadi, la crema contorno occhi all'argan, molto buona, però io ho bisogno soprattutto in inverno, già adesso ho la zona contorno occhi molto secca, d'inverno ancora di più, ho bisogno di un contorno occhi molto più pesante, ma che allo stesso tempo si assorbe abbastanza in fretta, soprattutto la mattina, perché poi devo fare tutto di corsa e andare a lavoro. Poi ho terminato come ultimo prodotto, sì, il Clarins più scrub,
lo faccio vedere così. Terminato, non ce n'è più. Molto buona la profumazione, era uno scrub purificante, per niente aggressivo, ma che comunque svolgeva la sua funzione. Lasciava la pelle morbidissima, consigliato, veramente molto 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 buono. Per quanto riguarda il make-up, terminato lo scotch, che io utilizzo nella parte esterna per avere questo effetto, diciamo, più netto. Ho terminato uno dei miei mascara preferiti, però mini size, di Dior, il Dior Show, molto nero, andava a volumizzare, oggi non so come parlo, molto nero, lasciava un bel nero intenso, volumizzava, andava a separare molto bene le ciglia. E poi devo buttare questa, che è la colla per ciglia finte duo, che avevo acquistato da MAC, questa è la White Clear, quella trasparente, più che altro perché è scaduta, puzza, non si apre più ed è diventata anche, cioè guardate, no, non si può, schifo. L'ho ricomprata però, perché io la colla per ciglia finte la utilizzo non proprio tutti i giorni, ma poco ci manca, anche perché ogni tanto le ciglia finte le metto per andare al lavoro, soprattutto quando ho dei buchi tra un ciglio e l'altro. Poi, parlando di profumi, ragazze, mi stavo dimenticando, ho terminato questo, il Downtown Calvin Klein. Questo qui è un 30 ml preso da Tigotà, era in super offerta 2 anni fa, se non sbaglio. Buono, fiorito. Non mi piace per la tenuta, perché dura poco. Molto buono per la primavera estate, ma tenuta zero. Poi, come campioncini, ho utilizzato, vabbè, un'altra maschera, questa qui è rigenerante di La Vera, un'altra mascherina acquistata sul sito Ecoverde. Poi, veri e propri campioncini, ho terminato schiuma da bagno aromatica di Elan, rosa canina e mandorle dolci. Questa qui la vaniglia cashmere, ok, che ho acquistato 2 anni fa forse direttamente in un negozio di erboristeria. Poi Ultimate Eye, questo contorno occhi di Shiseido, che nel caso andrò a comprare molto più avanti, molto buono, idratante. Poi questi due bagnoschiuma uguali, però da uomo, però la profumazione mi è piaciuta, di Elan, Emozione Blu. Ecco qui. Poi i colori dell'orto, detergente gel riequilibrante di Herbolario, molto buono, insomma le ultime linee viso che sono uscite da un po' di mesi. Questa crema effetto lifting viso risposta di Herbolario non mi ha fatto impazzire. Due bagnoschiuma vaniglia Oolong di Elan. Io avevo acquistato anche qua il profumo, mi è piaciuto, tra l'altro lo sto finendo, ve ne parlerò in un video. Poi ho terminato un altro bagnoschiuma cashmere di Elan alla vaniglia e poi un altro contorno occhi di Shiseido, lo stesso che vi ho fatto vedere prima, che andrò a ricomprare. E infine due creme notte di Claren, che è un marchio che mi sta piacendo tantissimo, sicuramente è una crema per la notte che andrò a comprare, perché è molto idratante, nutriente, lascia la pelle morbidissima. E infine un prodotto che andrò ad acquistare appena possibile direttamente sul sito Ecoverde è Etherea. È una crema da giorno della linea Prodigious Elixir e insomma molto molto buona, mi è piaciuta anche per la profumazione, ottima come base trucco. Appena l'andrò a comprare, o meglio appena farò l'ordine sul sito Ecoverde, vi farò vedere tutto. Questo è il video, ragazze, scusate per la voce, scusate per le gaffe, ma alla fine voi siete abituate a ciò. Detto questo, se avete provato qualcosa fatemi sapere giù nei commenti, video lunghissimo, io vi saluto, vi mando un enorme beso e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!